I nostri corsi sono appunto corsi che ricadono nell'ambito dell'istruzione e formazione professionale. La proposta formativa per l'anno 2016-17 prevede l'attivazione di percorsi rivolti sia a ragazzi minorenni, quindi dai 14 ai 18 anni non compiuti entro il 1 settembre del 2016, ed altri invece che si rivolgono appunto a ragazzi di età maggiore, quindi dai 18 ai 29 anni. Le qualifiche che pensiamo appunto di attivare sono qualifiche come operatore del benessere, operatore grafico multimediale, operatore agricolo, operatore della trasformazione agroalimentare, settore pasticceria e poi ancora della ristorazione. In particolare gli FP hanno la caratteristica di rivolgersi quindi a ragazzi che appunto avendo conseguito la licenza media inferiore, quindi portato a termine il primo ciclo di istruzione, si trovino nella condizione di volere e dovere appunto ultimare i propri studi e quindi di poter accedere appunto al secondo ciclo di istruzione, quindi alla scuola secondaria. Il mercato del lavoro richiede competenze sempre più tecnico-professionali, specialistiche, è un'economia basata proprio sull'esigenza, sulla richiesta di competenze di questa natura. Pertanto questi interventi formativi si configurano proprio come opportunità per il territorio. Come si diceva poc'anzi, sono percorsi triennali e quadriennali. A conclusione del percorso triennale, l'allievo otterrà il titolo di qualifica professionale, mentre per quanto riguarda i percorsi quadriennali, l'allievo otterrà il titolo di diploma tecnico. Inoltre, si avrà la possibilità, a conclusione del quarto anno, di poter rientrare nel ciclo di istruzione, chiamiamolo quinquennale, attraverso la frequenza di un quinto anno integrativo e quindi la possibilità di presentarsi all'esame di Stato, che se insomma, porterà con successo l'ottenimento del diploma quinquennale, allora l'allievo, lo studente potrà iscriversi all'università a percorsi di alta formazione musicale, artistica e coreutica. Il Centro Studi Aurora in tal senso ha un'esperienza ultraventennale ormai nell'ambito della formazione.